La contessa Patrizia De Blanc, ospite oggi un altro giorno, ha ricordato la cara Marina Ripa di Meana. È un ricordo che rimane vivo nel suo cuore, o meglio nella sua mente, parlando proprio di Marina Ripa di Meana, che proprio oggi, 21 ottobre 2021, avrebbe spento le 80 candeline, ma purtroppo vi ricordo che non c'è più, infatti un po' di anni fa si è spenta. Se non erro, si fece cremare, la sua scelta fu quella di essere cremata. Ha raccontato diverse avventure tra di loro, in particolare un aneddoto che non è passato inosservato, il fatto che proprio la contessa De Blanc le avrebbe dato un calcio nel culo, così avrebbe utilizzato la parola, diciamo così. Un rapporto, diciamo, forte, no? Anche a volte litigioso tra le due, ma a volte anche fatto di buone cose, di belle cose, no? E diciamo che è stata sicuramente una grande, una grandissima amica. Infatti, per lei è stato un punto di riferimento, se vogliamo, no? C'era l'amore comune nei confronti degli animali, sia da parte di Maria Ripa di Meana, da parte che della contessa De Blanc, in particolare dei cani, no? E il fatto che erano molto unite nonostante le difficoltà e le avversità della vita e che comunque non si, diciamo così, lasciavano andare. Ecco, è un'intervista buona, secondo me, bella, interessante, dove abbiamo la contessa De Blanc che si apre a 360 gradi, raccontando anche particolari inediti di Marina Ripa di Meana. Detto ciò, grazie a tutti, il video termina qua. Ciao da Leandro, narratore italiano, iscrivetevi al canale, mi raccomando, questo video non vuole ledere la privacy di Patrizia De Blanc, né di Marina Ripa di Meana, scomparsa ormai un po' di anni fa. Ciao a tutti e al prossimo video.